Ehi, hey Joe. Ehi, hey Ste, io quest'anno le arancine non le voglio comprare al bar. Però per farle ci vuole un'intera giornata. Che devo fare? Joe, è complicato fare le arancine, comprale. No, io le voglio fare a casa, ma non c'è una ricetta veloce. Ci sarebbe un modo, ma non è meglio se ognuno fa il suo lavoro? Ormai faccio tutto in casa, pure il pane. Non posso fare pure le arancine. Tranquillo, Joe, te la do io la ricetta. Così hai le arancine pronte in 15 minuti. Oggi vi farò vedere come fare le arancine in 15 minuti, buone come quelle che fanno al bar. Ingredienti: 2 kg di riso. Per 8 persone? No, per 2. In Sicilia devi considerare almeno 7 arancine a testa. 1,5 kg di macinato di vitello. Ma non è assai! E quello che resta ci fa la pasta. Carote, sedano e cipolle, cubi. Quanto basta? No, quelle buone. Burro, sale, pepe, noce moscata, farina, uova e birra fredda. La birra nelle arancine! Che c'entra? La birra te la bevi! Anzi, a proposito, non usiamo olio di semi di arachidi, ma olio di semi vari. Ma non è meglio quello di arachidi? Sì, ma questo costa meno. Zafferano, pangrattato, piselli, acqua e attenzione di pomodoro. Attenzione! Concentrato! Ma il concentrato è finito! E allora ci mettiamo la salsa. Così concentrati andiamo avanti con la ricetta. Abbiamo solo 15 minuti. Mettiamo il riso a bollire e lasciamo asciugare l'acqua. Aggiungiamo il burro, pepe nero, zafferano. Pronto il riso, lo lasciamo raffreddare per almeno 4 ore per farle venire buone come quelle del bar. È importante dire che noi la chiamiamo arancina perché è il connubio tra l'arancia tipica siciliana e il riso, che come tutti noi sappiamo viene appunto dalla Cina. Ecco che l'abbiamo chiamata arancina. A questo punto il ragù. Tritare carota, sedano e cipolla molto finemente. Aggiungere in padella olio AB. Ma non era QB, quanto basta? No, da noi è AB. A buttare. E fare rosolare. È altresì importante spiegare per quale motivo nella Sicilia orientale, nella zona di Catania, ma anche nell'Agrigentino, l'arancina viene detta arancino. Ebbene, dovete sapere che a Catania, che sia a ragù o che sia a burro, all'interno dell'arancina troviamo sempre i piselli. Ecco che la presenza del pisello all'interno dell'arancina fa sì che questi diventi maschio e per questo viene detta arancino. È dall'unione dell'arancino con l'arancina che nascono le arancinette. A questo punto inserire il macinato di carne, piselli e fare cuocere per almeno 2 ore. Il libro! La ricetta originale la trovate in questo libro dal titolo In cucina andrà tutto bene, edizione Giuseppi Conte. L'unico libro ad avere non una stella Michelin ma ben 5 stelle. Assembliamo! Tempo per assemblare, mezz'ora circa. Molto importante, prima di passare l'arancina nel pangrattato, è fare la lega. Ma non abbiamo molto tempo, c'è qualcuno che mi aiuta? Sì, c'è George! George, mi aiuti tu? Sì, compa. Acqua, farina, io metto anche un torlo d'uovo. Ma che cosa devi fare? La lega. La lega, a me, la lega. Vai quel paese. Panatura. Friggiamo. Ecco pronta l'arancina. Joe, e questa è la ricetta delle arancine. Ma non doveva essere pronta in 15 minuti? Sì, ma ci vuole una giornata a fare le arancine. Come si fanno le arancine in 15 minuti? Ecco appunto, non si può fare l'arancina in 15 minuti. Io infatti me le vado a comprare al bar. Per cui se vuoi le arancine velocemente, vai al bar e te le compri. E se io le voglio fare a casa? E falli lavorare i bar quest'anno, camurria! È un chiamaricchio. E la mia casa è Piazza Grande.